Finalmente siamo arrivati in Croazia dopo tante ore di viaggio e la prima cosa che siamo andati a vedere è questa base militare abbandonata che ha questo aereo che si può tranquillamente salire. Questa è la parte dell'ala e si può salire, cioè alcuni tentano di salire, però onestamente io non mi fido, siccome mancano dei piedini. E in teoria vai sopra l'ala e puoi vedere tranquillamente l'aereo. Questa è la parte un po' dei motori, che fa strano sinceramente vederlo. Questa è la parte sotto del muso, dove è aperto, quindi si ha la possibilità di vedere anche dentro com'è. Un po' arrugginito sinceramente. Qui c'è l'altro motore, invece... Andando avanti si ha la possibilità di salire anche dentro l'aereo tramite questa scaletta che trovate alla vostra sinistra. Questa qui è un po' più stabile sinceramente e si può vedere dentro com'è fatto. Lì intanto c'è il drone che lui sta provando. Questa era una vecchia base militare che è stata poi lasciata perdere e quindi adesso attualmente è abbandonata e è completamente aperta ed è visitabile. Infatti ci sono tante macchine, anche moto, che vengono tranquillamente. Adesso stiamo andando a vedere se troviamo la pista dove partivano gli aerei. Speriamo di trovarla. Col pantino sulla pista. Speriamo di trovarla. Allora, abbiamo trovato in realtà dove partivano gli aerei, quindi tipo il garage. È molto freddo. Qui si fa freddissimo. È completamente buio. Praticamente questo era il garage degli aerei. E in più dopo, durante la guerra, è diventato tipo il bunker e ti collega completamente con la Bosnia. Attento che cade l'acqua dal soffitto, che gioia! E niente, quindi è questo qua. Va bene.